Telespettatori di Video 33, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Dopo la sentenza sui fondi riservati con la quale l'ex presidente della giunta provinciale altoatesina Luis Durnwalder mercoledì è stato condannato a restituire oltre 385.000 euro, questa mattina è stata depositata la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato l'ex assessore provinciale altoatesino della SVP Michel Leimer a pagare un risarcimento di 240.000 euro. Questo per i danni subiti dall'amministrazione in seguito al patteggiamento per lo scandalo energia. La difesa di Leimer ha annunciato ricorso. Riforma della scuola e delle pensioni. Per il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, presente questa mattina a Bolzano per partecipare ad un convegno organizzato dal sindacato, il governo non ha dato i giusti segnali, tirando dritto in modo autoritario, senza avviare un confronto adeguato. Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, questa mattina ha raggiunto Bolzano per intervenire al convegno Social Partnerschaft con partecipazione e conflitto organizzato nella sala di rappresentanza del comune. Incontro al quale ha preso parte anche il segretario internazionale OGB di Vienna, Markus Strohmayr, per trattare le strategie sindacali nell'era della globalizzazione. Un'occasione per chiedere al segretario generale un parere sulla sentenza della Corte Costituzionale riguardante il mancato adeguamento delle pensioni. Beh, noi abbiamo detto, anche perché non si può dire una cosa diversa, che una sentenza della Corte va applicata. Quello che diciamo al governo è che i modi, i tempi in cui si applica possono essere oggetto di confronto e che sarebbe però giunto il momento e l'occasione di risolvere le tante ingiustizie che quella legge ha, quindi non limitarsi all'applicazione della sentenza, ma porsi il tema che questo sistema pensionistico non funziona, c'è molta ingiustizia, non abbiamo ancora risolto compiutamente la questione degli esodati e siamo dentro un sistema così rigido che sta diventando un blocco anche per la possibilità delle assunzioni, per il governo dei processi di riorganizzazione. Altra questione aperta è la riforma della scuola, che ha portato il 5 maggio scorso ad uno sciopero generale. Ma che non affronta il tema principale, che è quello della dispersione scolastica e della difficoltà ad avere una scuola nazionale che dia le risposte necessarie, e ha invece un'idea di dirigismo e di autoritarismo dentro le singole scuole, tra l'altro determinando esattamente l'opposto di quello che un sistema di istruzione obbligatoria dovrebbe fare, cioè di permettere a tutti di avere un accesso all'istruzione e la possibilità di frequentarla. Pensiamo proprio che invece il nostro paese abbia bisogno di un rilancio dell'istruzione obbligatoria, della qualità dell'istruzione, quindi bisognerebbe investire, non rendere diseguale la scuola. E trattando la questione scuola, il Presidente del Consiglio aveva elogiato, proprio in occasione della sua visita a Bolzano avvenuta il 5 maggio scorso, il modello duale applicato in Alto Adige. Il segretario Camusso ha però fatto presente una cosa. Da qualche tempo il Presidente del Consiglio aveva detto che bisogna mettere mano al sistema della formazione professionale e costruire invece un effettivo sistema duale. Vorrei dire che nella riforma della scuola non c'è traccia di tutto questo e che anche le operazioni che hanno fatto sul cosiddetto contratto a tutele crescenti, in realtà, come dimostrano gli ultimi numeri, sta ammazzando l'apprendistato, cioè la forma contrattuale sulla quale bisognava agire per costruire effettivamente il sistema duale. Sistema come quello della formazione. Ho detto scuola, campanella, perfetto, no? Rimaniamo a trattare la questione scuola anche nel prossimo servizio, dibattito aperto anche in Alto Adige sulla riforma della scuola, quella che Renzi ha definito della buona scuola. Protestano studenti e alcuni insegnanti, ma c'è chi nel mondo dell'istruzione invece l'accoglie con favore. Di alcune settimane fa la protesta degli studenti davanti al Rhinaeum in occasione della visita del Premier Renzi. Il motivo era da ricercare nella sua riforma della buona scuola, suddivisa in 12 punti, che viene osteggiata da gran parte del corpo insegnante, oltre che appunto dagli studenti. Tra i dirigenti scolastici c'è invece chi, tutto sommato, vede la misura con favore, a partire dagli articoli tesi a cancellare i precari dal mondo della scuola e quelli indirizzati a creare team sempre più stabili. Sono convinta che può funzionare.
funzionare perché è molto importante avere un collegio docenti stabile, sapere chi sono gli insegnanti che vengono in autunno, che gli insegnanti non devono avere paura di perdere il posto perché qualche altro insegnante che ha più punti gli toglie il posto in questa scuola. Altro punto importante, i tirocini, già diffusi in molte scuole superiori altoatesine, un sistema che però potrebbe essere migliorato e ampliato. Sarebbe molto interessante che tutti gli alunni che ne hanno voglia e forse tutti gli alunni delle quarte e delle quinte classi, o delle terze o quarte classi, possano fare un tirocinio anche d'estate, che però deve essere anche pagato, perché non possono lavorare senza prendere un compenso. La sintesi, dice la professoressa Villimec, è che la riforma della buona scuola firmata Renzi potrebbe essere vista di buon occhio anche dai docenti. La riforma Renzi ha delle ottime prospettive, penso, anche per tutti gli insegnanti e penso che quella paura che hanno, che il preside diventa un preside Rambo, questo non sussiste. Qua penso si deve ancora discutere e trovare un modo per dare un po' di calma agli insegnanti, di spiegare meglio che questo non è intenzione né della riforma Renzi né dei presidi, chiaramente. La SVP potrebbe rimanere block fry al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Live. Se questo è l'orientamento emerso ieri nel corso di una riunione del direttivo del partito, dunque potrebbe non essere scontato l'appoggio al sindaco uscente Liliana Di Fede. La formalizzazione di un eventuale sostegno dovrà essere ufficializzata nelle prossime ore. E le elezioni comunali che si sono appena concluse in quasi tutti i comuni dell'Alto Adige si ricorderanno anche per i cosiddetti candidati flop, ovvero quelle persone che non sono riuscite nemmeno ad ottenere una preferenza. Le elezioni comunali andate in archivio in quasi tutto l'Alto Adige, anche se mancano ancora i ballottaggi di Merano, Laives e Bolzano, danno lo spunto per osservare un altro dato interessante, quello dei cosiddetti candidati flop, ovvero quelle persone che hanno appoggiato una lista piuttosto che un'altra, raccogliendo pochissimi voti, se non addirittura nessun voto. In tutto 10 candidati che alle urne non hanno ottenuto nemmeno una preferenza, il caso di Ernesto Guadagnini, Sabrina Di Guida e Massimo Marocchio a Bolzano, Aldo Salvadori a Bronzolo, Lurassi da Silva a Bressanone, Maria Rosa Travaglini e Laura Alberici a Laives, ancora Laura Leaso a Merano, Anna Concilio e Mauro De Vita a Vadena, solo per citare i comuni più importanti. Noi abbiamo intervistato Massimo Marocchio, che si era presentato con la lista Nuova Città con Duzzi, totalizzando, come detto, 0 preferenze. È successo che la priorità va data al lavoro e ad altre cose piuttosto che alla politica. Quindi. Però la gente si chiede, almeno lei poteva votare se stesso? È vero, se fossi stato residente su Bolzano sicuramente avrei preso almeno un voto, però essendo residente fuori Bolzano non posso votare su Bolzano. È possibile che nessuno la conoscesse e nessuno l'abbia voluta votare? Ma che mi conoscessero sicuramente, probabilmente hanno dato il voto a qualcuno che pensavano avesse più probabilità di riuscire a entrare o in consiglio o comunale. Quando lei ha visto il risultato è rimasto deluso o se l'aspettava? No, delusione assolutamente, non c'era neanche interesse, cioè, sapevo già alla fine, per cui andava bene così. Visto che la prende con filosofia, ci racconti, c'è qualcuno che l'ha presa in giro in questi giorni? Ma no. Sinceramente no, ci sono stati alcuni scambi di commenti su Facebook, ma è una cosa penso normale, riderci sopra fa bene. Domani il vescovo emerito Karl Golzer festeggerà il suo 72esimo compleanno. Ieri il vescovo Ivo Muser si è recato in visita dal suo predecessore e ha celebrato l'Eucaristia insieme a lui. Nel corso dell'omelia Monsignor Muser ha parlato del mistero della vita. La vita non è nelle nostre mani, ha affermato il vescovo, ricordando la fiducia pasquale in cui Dio ci conosce e noi non possiamo cadere dalle sue mani. Cambiamo decisamente argomento, stanno cambiando aspetto i muri grigi di via Torricelli a Bolzano Sud. Il tutto è reso possibile grazie alle opere di giovani artisti.
Forte del successo delle passate edizioni, torna anche quest'anno a Bolzano il meeting internazionale di graffiti. Oggi, domani e domenica saranno tre giornate intense per questi artisti che si daranno appuntamento in via Torricelli nei pressi dell'uscita autostradale del Casello Bolzano Sud. I muri grigi di questa strada cambieranno letteralmente espressione. È un meeting di artisti che vengono un po' da tutta Europa, ormai anche da oltre l'Europa, quindi abbiamo ospiti dal Brasile, da fuori Europa. E niente, ragazzi che si trovano, artisti che si trovano insieme per dipingere insieme, vedere cosa fa l'uno e l'altro e scambiarsi idee. Una manifestazione che permette ai giovani di crescere professionalmente parlando, confrontandosi allo stesso tempo sulle tecniche di pittura. Per i principianti si tratta di un'occasione d'oro. Molti sono attratti, ciò che è diverso oggi forse è che la cultura dei giovani è molto mordi e fuggi, pochi poi rimangono e si impegnano a lungo termine nell'imparare un'arte, un mestiere. Questa iniziativa rientra nell'ambito del progetto Murarte e offre la possibilità agli appassionati di graffiti di operare in estrema legalità su alcuni muri del capoluogo. Passiamo ad occuparci di fatturazione elettronica. Dal 31 marzo 2015 le imprese hanno iniziato ad emettere fatture verso la pubblica amministrazione attraverso la cosiddetta fattura elettronica. I primi dati sull'utilizzo del portale dimostrano l'apprezzamento da parte di imprenditori e imprenditrici altoatesini. Dalle prime rilevazioni sull'utilizzo della piattaforma emerge infatti che la Camera di Commercio di Bolzano è prima in Italia per numero di imprese aderenti con 912 e terza per fatture emesse con 1735. Nel 2014 l'Istituto di Statistica Astat ha rilevato 85 musei in Alto Adige, visitati da più di 1,5 milioni di persone. Gli enti gestori dei musei sono principalmente istituzioni private, con una percentuale pari al 47,1%. La provincia e i comuni, secondo la rilevazione Astat, gestiscono complessivamente circa un terzo di tutte le realtà museali presenti in Alto Adige. Il museo presente da più tempo sul territorio altoatesino è il castello principesco di Merano, risalente al 1880. Ed ora ci fermiamo per un brevissimo break, ma poi torneremo in studio con lo sport. Se hai problemi di capelli, soffri di diradamento, noi possiamo aiutarti. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Condensazione capigliature. Un vasto assortimento di parrucche. Prodotti per pazienti in chemioterapia e parrucche con capelli naturali o sintetici. Consulta un nostro specialista in modo gratuito e senza impegno e vedrai che abbiamo una soluzione anche per il tuo problema. Oltre 30 anni di esperienza. Salone AR Studio Mayer a Brunico. Individuale, competente, discreto. Allora Gernot, si va al ballottaggio, a Bolzano verranno i Laives. Ja, in drei großen Städten gibt es eine Stichwahl, in Bozen mit Spagnoli Urzi, Meran Gruberisch. E a Laives c'è la Di Fede con Bianchi, il 24 maggio. Cosa facciamo? Facciamo dibattiti, faccia a faccia? Auf jeden Fall bräuchte es eine Kandidatenkonfrontation, am besten hier auf diesen Stühlen, zweisprachig, klare Regeln mit einer Stoppuhr. Un bel cronometro, bilingue, e se non ci stanno? Ich denke, es braucht jetzt etwas Mut, aber wenn Sie die Damen und Herren schon diese Gemeinden führen wollen, dann haben Sie sicher Mut genug, hier bei uns die Zukunft Ihrer Städte zu diskutieren. Noi lanciamo la sfida ai candidati sindaco a Merano, Bolzano e Laives. Siamo a disposizione per organizzare faccia a faccia con regole chiare e tempi chiari. Se volete accettare la sfida, su Video 33 STF, noi siamo qui. Wir würden uns freuen und die Zuschauer und die Bürger sicher noch mehr. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta
è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom ogni giovedì alle 20 su Video 33. Siamo nello sport, Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. E allora eccoci anche giunti allo spazio dedicato allo sport. Ci occupiamo di volley, è già tornato sui banchi di scuola al liceo Tognolo di Bolzano Simone Giannelli, il palleggiatore della Trentino Volley, che mercoledì sera a Modena ha vinto lo scudetto giocando la finale da titolare. È stato il più giovane giocatore sceso in campo in Serie 1 nella storia della Trentino Volley, per l'esattezza all'età di 17 anni, 2 mesi e 18 giorni, il 27 ottobre del 2013. Da allora Simone Giannelli ne ha fatta di strada, fino ad arrivare a soli 18 anni a vincere lo scudetto da titolare. È accaduto mercoledì a Modena. Oggi è tornato sui banchi di scuola, al liceo Toniolo di Bolzano. È stata senz'altro una grande emozione vincere lo scudetto a Modena. È stata una grande partita, loro erano una grande squadra, siamo stati molto bravi subito a metterli sotto pressione. Ovviamente è una vittoria di squadra e questo è quello che importa. Poi ovvio che giocarla anche interamente la partita è stata veramente una grande soddisfazione. Viene spontaneo chiedergli quale sia stata la reazione e l'accoglienza riservatagli dai compagni di classe. Mi hanno fatto tutti i complimenti, erano tutti contenti e mi hanno fatto anche una sorpresa oggi e sono stato molto contento di questo. Ora sono in arrivo convocazioni in nazionale, impegni agonistici particolarmente gravosi, un futuro che si preannuncia stellare perché Giannelli è considerato il giovane palleggiatore più forte d'Europa, forse del mondo, ma la vera sfida si chiama diploma di licenza superiore o maturità. Sì, infatti adesso la testa va su quello, cercherò di fare il mio meglio perché quest'anno voglio finire assolutamente per, diciamo, togliermela e poi per l'anno prossimo si vedrà il da farsi. Ed è tutto anche per lo sport, ora spazio alle previsioni meteo. Secondo gli esperti meteo della provincia autonoma di Bolzano, il cielo sarà molto nuvoloso coperto durante il pomeriggio, tuttavia i rovesci saranno meno frequenti, esaurendosi definitivamente verso sera. Domani le nubi residue del mattino tenderanno a dissolversi con l'arrivo del sole, nel pomeriggio si formeranno delle nubi cumuliformi che potranno provocare qualche rovescio soprattutto sulle Dolomiti. Domenica e lunedì tempo soleggiato, in cielo solamente qualche nube, di seguito le correnti in quota ruoteranno disponendosi da meridione avvicinando masse d'aria più umida alle Alpi, per martedì e mercoledì si prevede tempo variabile con probabilità di rovesci in contenuto aumento nelle ore pomeridiane. Il telegiornale termina qui, a me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione. Vi ricordo anche i nostri indirizzi internet www.video33.it e www.goinfo.it, dove potrete trovare sempre notizie aggiornate. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale questa sera alle 19. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.